Ho ordinato un prodotto che se funziona come dicono nelle recensioni è la svolta. Avrete sicuramente visto almeno una volta quei TikTok reel dove praticamente vanno a pulire i sedili sporchissimi con questo macchinario che praticamente aspira tutto lo sporco e si vede proprio l'acqua sporca scorrere. Ecco, quel macchinario l'ho appena preso. Bissell Spot Clean Pro. Il link ovviamente lo trovate giù in descrizione e sono proprio curioso di vedere se effettivamente funziona, perché teoricamente dovrebbe far tornare i sedili delle macchine nuovi e non solo, anche i tappettini o comunque i tappeti che abbiamo in casa e molte altre cose. Leggendo le recensioni su Amazon ne parlano tutti molto bene. Andiamo ad unboxarlo e a provarlo per vedere con i nostri occhi quello che è in grado di fare. Allora, manuali vari, due bocchette, una un po' più grande e l'altra più piccolina, come potete vedere. Qua c'è il liquido apposito e qua sotto c'è il vero e proprio macchinario con il suo cavo che sembra bello lungo. Raga, ma è bellissimo. Tra l'altro il cavo lo potete arrotolare qua dopo. Da quest'altra parte c'è il tubo, serbatoio per l'acqua pulita e per l'acqua sporca. Entrambi si tirano via e poi si svuota tirando in giù questo e aprendo la parte sopra. Diciamo che è un macchinario abbastanza semplice, spero solo abbia abbastanza potenza per poter pulire bene. Andiamo subito a provarlo. Come prima cosa vado a togliere il serbatoio per riempirlo fino a qua con acqua e poi 59 millilitri di questo. E adesso per provarlo sfrutto la macchina dei miei, che praticamente, come potete vedere, ha un sedile macchiato. In poche parole, mia mamma aveva appoggiato uno shampoo lì che non era chiuso bene, quindi ha fatto il danno. Prima di usare il macchinario, spruzzo un po' di questo pulitore per tessuti. Ok. E adesso andiamo ad aspirare tutto. Allora, l'ho pulito ed effettivamente è tornato pari al nuovo. È un macchinario molto molto semplice da usare, veramente vi basta mettere il liquido, spruzzarlo sui sedili, lasciare agire un minuto, due e poi andare ad aspirare. Ovviamente prima bisogna grattare un po' e vi consiglio, come ho fatto io, di usare anche un altro prodotto come un normalissimo smacchiatore per sedili che trovate a 3-4 euro perché vi permette di pulire con maggior facilità. Come avete visto, il sedile prima di pulirlo era così. Tra l'altro io avevo già provato a pulirlo con lo smacchiatore e un panno, però è rimasto praticamente uguale. Ora invece usando questo macchinario il risultato è questo. Un sedile è tornato letteralmente nuovo e sì, qua era ancora bagnato, però dopo quando si è asciugato è rimasto pulito. A differenza dell'altra volta quando avevo provato a pulirlo, che prima di asciugarsi sembrava avesse funzionato, ma una volta asciutto era tornato come prima. Questa volta no, le macchie sono sparite, sono veramente contento di questo prodotto. Come sempre tutti i link ve li lascio giù in descrizione, così con un clic vi si apre direttamente la pagina del prodotto. Tra l'altro ho pulito anche il tappetino del guidatore e questo
questa è la differenza tra la metà pulita e quella non pulita, diciamo notevole. Quindi in conclusione è un prodotto che consiglio assolutamente sì, soprattutto ora che ho visto con i miei occhi che funziona. Il prezzo si aggira sui 200 euro, io sono riuscito a prenderlo a 179 se non sbaglio. Sicuramente non è regalato, ma comunque in confronto a quelli professionali da migliaia di euro direi che è onesto. Adesso che sto registrando è quasi una settimana che ce l'ho e nel frattempo ho praticamente pulito tutto quello che si poteva pulire: divano, tappeti in casa, tappettini delle macchine, e il bello è che mi diverto proprio ad usarlo perché è super soddisfacente. Alla prossima!